Ciao a tutti ragazzi e bentornati nei video delle pillole di Destiny 2, video veloci e concisi su informazioni basilari del gioco che possono essere utili ai nuovi giocatori, ma non solo. Si parla di Eternità, l'attività da 6 del DLC del 30° anniversario di Destiny, che da pochi giorni ha avuto la conferma che rimarrà all'interno del gioco anche dopo The Witch Queen, e quindi per tutti quelli che arriveranno dopo o che stanno arrivando adesso, spero che questo video possa essere utile. Facendo due cose all'interno di questa modalità avremo la possibilità di ottenere il favore del cavallo stellare, che è un ottimo bonus, un ottimo buff da avere perché ci ricarica le munizioni di tutte le armi, comprese quelle pesanti, che si possono spammare a ripetizione senza aver paura di perdere le munizioni. Per prendere questo buff basterà fare due cose super semplici. La prima è quella di passare sopra subito dopo la prima fase. Per evitare di non sbagliare il salto basta fare attenzione ad un particolare. Guardando la struttura che ruota vedrete che all'estremità si creano dei cerchi. Ecco, basterà saltare nel momento esatto in cui il cerchio è formato per passare appunto di sopra. Una volta fatto il breve percorso riceverete il favore del cavallo. Dopo il secondo step, per riprenderlo basterà invece avere la fortuna di indovinare quale porta si aprirà, quindi di scegliere il nemico giusto che ci sarà nell'ultimo step. Mentre nella versione normale questo step qui è casuale, nella versione leggendaria è sempre uguale per tutta la settimana, quindi se sapete che boss ci sarà durante quella settimana saprete sempre quale porta scegliere. In bocca al lupo con Xur e alla prossima!